Bentrovati dalla Biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi. Oggi leggiamo Cercatori di Libertà di Lorenzo Infantino, Rubbettino editore del 2019, questa edizione. Lorenzo Infantino condensa un programma di ricerca ed illustra un metodo. La ricerca fa luce sulle condizioni della impossibilità o della possibilità della libertà di scelta. A riguardo abbiamo letto Hannah Arendt e Iris Bauman e correla questa ricerca con la crescita della razionalità. Pagine importanti le abbiamo lette anche da Isaiah Berlin e Agnes Eller, laddove hanno posto in relazione la storia delle idee con lo sviluppo della ragione e il senso stesso della storia. Quanto al metodo, Lorenzo Infantino adotta il metodo scientifico. Prende in considerazione i fenomeni e li scompone in fattori per poter porre nella giusta relazione le cause con gli effetti. Le azioni umane sono le cause, i fenomeni sono gli effetti. Se si arriva a conclusioni opposte è perché si conferisce una soggettività ai fenomeni, perché li si personifica come concetti collettivi, come collective begriffe, che diventano soggetti assoggettanti il nostro stesso comportamento. Quindi il nostro comportamento non è più la causa, ma diventa l'effetto dei fenomeni politici, culturali, economici, sociali. Per evitare questa tendenza deviante, pericolosa, è necessario prendere in considerazione il metodo di scomposizione appunto di fenomeni in fattori, la cui ricomposizione è in grado di rendere la realtà senza duplicarla in modo fedele. Ed ecco che questo metodo di ricomposizione, il metodo compositivo che risale a Menger, secondo un vocabolario schumpeteriano, diventa individualismo metodologico che a sua volta rinvia ad Adam Smith e alla sua scuola. C'è un equivoco che Lorenzo Infantino vuole scansare ed è quello di far confusione tra individualismo metodologico e utilitarismo in senso stretto, almeno inteso alla maniera di Jeremy Bentham. E questa differenza sostanziale riguarda la nostra condizione di esseri umani. Dipende dal ritenerla più o meno infallibile, più o meno limitata, nella disponibilità o meno di dati rilevanti che consentono di muoverci all'interno di uno spazio fatto di certezze eppure intenzioni, o piuttosto, più rispondente alla realtà, secondo Lorenzo Infantino, di incertezze e inintenzioni, che sono le risultanti di intenzioni e azioni umane, ma sono risultanti conseguenze inintenzionali. Di qui la necessità del doversi integrare, del doversi completare a vicenda, stando alla nostra carta costituzionale, il nostro cooperare sociale, insomma, dalla presa d'atto del non poter bastare a noi stessi, cui andrebbe a portare l'utilitarismo in senso stretto. Ed è di qui che Lorenzo Infantino richiama la scoperta della società di Bernard de Mandeville, di tutta la scuola scozzese, laddove la società, ma lo abbiamo visto anche con Hannah Arendt, è interazione, è un essere nel mondo con gli altri, è dimensione intersoggettiva, fatta certamente, se la leggiamo in termini economici, di condizione di scarsità, eppure anche di desiderio di ricchezza, ma non solo, perché entreremmo nel puro psicologismo, scrive Lorenzo Infantino. Queste interazioni, questa dimensione intersoggettiva si fa convivenza, abbiamo visto con Bauman come diventi una legge naturale di convivenza, che nel tempo è mutevole, evolve in termini culturali e che promana delle regole di moralità che, come avvisa Hume, non sono dovute ad una conclusione della nostra ragione, né tantomeno della ragione di un grande legislatore,
che rispondendo al richiamo della tribù, abbiamo letto in proposito Mario Vargas Llosa, si pone come un grande legislatore onnisciente, come un capo carismatico, come un presunto santone religioso che però tutto quello che fa è massificare l'individuo, leggerne dei bisogni alla luce di una utilità che è estranea al benessere, della felicità degli individui, della società, che è in grado di deresponsabilizzare l'individuo, portarlo indubbiamente verso una zona di comfort e insieme rassicurarlo nelle paure che gli avrà generato, per esempio quella del diverso, dell'altro. Il santone religioso dirà che ogni calamità che affligge la tribù è dovuta all'altro, è una semplificazione, una riduzione della realtà. Una riduzione della realtà e comunque della libertà che sarebbe possibile anche laddove, avverte Lorenzo Infantino, si dovesse intendere la democrazia in termini illimitati. Di nuovo tornerebbe un'onniscienza, una sovranità illimitata che sarebbe per definizione schiacciamento della libertà. Invece l'autorità, il potere, il governante deve essere colui che complementa la cooperazione sociale, colui che si fa garante, quell'entità che si fa garante dell'esercizio di diritti, di reciproci doveri, delle libertà. Sono le letture che Lorenzo Infantino porta in rassegna di Hume, Rousseau, Constant, che nel particolare andremo a leggere, Adam Smith, von Mises, von Hayek, Bruno Leoni, Nozick e poi Ortega y Gasset, Settembrini e lo stesso Einaudi, che Lorenzo Infantino prenderà in considerazione per portarci attraverso le sue pagine alla ricerca della libertà. In proposito, leggiamo il paragrafo titolato La dispersione della conoscenza nelle pagine di Constant. Nello studio della Wealth of Nations, Constant è stato favorito dalla traduzione francese dell'opera apparsa nel 1802 per iniziativa di Germain Garnier, il quale l'aveva pure corredata di importanti sue annotazioni. I luoghi in cui Constant ha rivolto all'intervento dello Stato delle obiezioni gnoseologiche di derivazione smithiana sono numerosi. In un breve capitolo del libro terzo dei Principes del 1806, il riferimento è alla sua opera sui principi politici validi per ogni governo, Constant si è soffermato sulle ipotesi senza le quali l'estensione dell'autorità sociale è inammissibile. Egli ha dapprima scritto: «L'immaginazione può inventare un impiego singolarmente utile dell'autorità sociale illimitata, supponendola sempre esercitata in favore della ragione, dell'interesse di tutti e della giustizia, capace di scegliere immancabilmente mezzi di nobile natura e di sicuro successo, in grado di assoggettare le facoltà dell'uomo senza degradarle, in una parola capace di agire nello stesso modo in cui i devoti concepiscono l'azione della provvidenza, ossia unendo insieme la forza del comando e la convinzione che penetra in fondo ai cuori». Si può concepire il potere alla stregua della provvidenza e per tale ragione renderlo illimitato? Si domanda Lorenzo Infantino. Per fare ciò occorre anzitutto ritenere il governo, se non infallibile, sicuramente come più illuminato dei governanti. Infatti, per intervenire nelle relazioni fra individui con maggiore saggezza di quanto non potrebbero fare essi stessi, o per dirigere lo sviluppo delle loro facoltà e l'impiego dei loro mezzi con maggiore successo, di quanto non potrebbe fare il loro giudizio, bisogna possedere la sicura prerogativa di distinguere meglio di loro ciò che è vantaggioso da ciò che è nocivo. Senza questa supposizione, quale guadagno in termini di felicità, ordine o moralità otterrete estendendo le attribuzioni dei governi? Creerete una forza cieca, ogni estensione dell'autorità di cui i governanti sono investiti avviene sempre a spesa della libertà dei governati. E non solo. È inoltre necessario supporre che qualora il governo, malgrado i suoi lumi superiori, commetta degli errori, questi saranno meno funesti di quelli commessi dagli individui. E bisogna assicurarsi che i mezzi di cui il governo dispone non producano un male più grande del bene che devono raggiungere. Costant ha anche utilizzato un'affermazione del conte di Mirabeau.
Nessun sovrano, nessun ministro può conoscere gli affari personali di migliaia di uomini, mentre ciascun individuo conosce molto bene i propri. L'affermazione del conte di Mirabeau spiega bene la dispersione della conoscenza, di questa conoscenza che, non tendendo all'universale, non essendo oggettivabile in quanto riferibile a leggi naturali, è piuttosto una conoscenza non organizzata, particolare, che poggia su circostanze particolari di spazio e tempo, che per definizione potremmo definire circostanze assolutamente personali. In anni più tardi, soffermandosi sull'opera di Gaetano Filangieri, lo stesso Constant ha riaffrontato il problema. Ha rimproverato al pensatore italiano di considerare il legislatore come un essere a parte, al di sopra del resto degli uomini, necessariamente migliore e più illuminato degli altri. Ha aggiunto che l'autore della scienza della legislazione, entusiasmandosi per un fantasma creato dalla sua immaginazione, gli ha accordato un potere che raramente ha pensato di limitare. E ha concluso che, stando al pensatore italiano, si può credere che la legge discenda dal cielo, pura e infallibile, senza la necessità di ricorrere a intermediari, i cui errori la falsano, i cui calcoli personali la sfigurano, i cui vizi la solcano e la rendono perversa. La legge è opera degli uomini e l'opera non merita maggiore fiducia dei suoi facitori. Ne consegue che per attribuire all'autorità la direzione dei lumi occorre supporre che gli uomini non possano arrivare con le proprie forze alla scoperta della verità di cui hanno bisogno, oppure che esistano verità la cui scoperta sarebbe pericolosa e di conseguenza che vi siano degli errori che è utile non correggere. I governi sono a volte riusciti a interrompere per qualche tempo la marcia dell'intelligenza umana, ma sarebbe un'inferenza erronea supporre che essi siano in grado di incoraggiarla. L'ignoranza può, a loro comando, prolungarsi sulla terra, ma i lumi brillano soltanto sotto la guida della libertà. Grazie per aver seguito questa lettura e dalla biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi, arrivederci. Alla prossima!